9 medici dell'ospedale Santa Croce di Cuneo indagati per omicidio colposo dopo la morte di un pensionato braidese. Presi i responsabili dei due incendi di Frabosa Soprana di gennaio e marzo, sono una coppia di conviventi mossi dalla gelosia. La provincia di Cuneo pronta a cedere 110 km di strade all'ANAS, in arrivo anche 11 milioni di euro per la manutenzione straordinaria. Boves, sul caso delle deleghe revocate parlano il sindaco e l'ex assessore Maccagno. Un saluto dalla redazione di Telegranda, ben ritrovate ad una nuova edizione del nostro notiziario. In apertura la cronaca giudiziaria è stata fissata per l'11 settembre, l'apertura del processo a carico di 9 medici dell'ospedale di Cuneo, del Santa Croce di Cuneo. A loro carico un'indagine aperta per omicidio colposo in seguito alla morte di un pensionato avvenuta proprio nel nosocomio cuneese. 9 medici del Santa Croce di Cuneo sono stati indagati per la morte di Giovanni Lamberti, staffetta partigiana delle Brigate Garibaldi e componente della sezione Ampi Alba Bra. Aveva 83 anni, fu ricoverato nel febbraio del 2017 e morì in ospedale a causa di un aneurisma aortico, almeno secondo i risultati dell'autopsia. Secondo l'accusa non fu diagnosticata l'aortite infettiva da pneumococco, da qui l'indagine a carico di 9 medici con l'accusa di omicidio colposo. Il ricovero avvenne a causa di una forte febbre. Lamberti lamentava anche mal di schiena e dalle analisi del sangue risultò un'infezione da pneumococco. Morì dopo 6 giorni di ricovero. Sono stati i familiari a richiedere accertamenti e secondo il perito da loro incaricato, i medici che lo seguirono dal pronto soccorso ai reparti di medicina interna e nucleare, radiologia e infettiva, avrebbero dovuto condurre anche altri accertamenti ed in particolare eseguire un attacco che avrebbe potuto individuare le cause dell'infezione e, sempre secondo il perito, con molta probabilità salvare la vita del paziente se l'aneurisma non fosse già in corso. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo ha perciò disposto un incidente probatorio. La prima udienza è fissata per l'11 settembre, data in cui il consulente tecnico assumerà l'incarico. La cronaca resta sotto osservazione, il ciclista punto da un calabrone nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 30 luglio. È successo durante una gita con alcuni amici sulla strada che da Bossolasco conduce a Serravalle in Alta Langa. L'uomo dopo la puntura è caduto a terra riportando numerose lesioni e fratture. A chiamare i soccorsi sono stati gli amici. Oltre alle ambulanze è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso per scongiurare gli effetti di un eventuale shock anafilattico ed è stato trasportato all'ospedale di Alessandria. Ancora la cronaca che ci porta a Frabosa Soprana, dove nei mesi scorsi si verificarono 2 incendi di chiara matrice dolosa, entrambi ai danni dell'attività dell'abitazione di un artigiano. Dopo mesi di indagini, i carabinieri di Mondovì hanno individuato i responsabili, una coppia di conviventi mossi dalla gelosia. Sono stati individuati e fermati i responsabili dei 2 incendi che si verificarono a Frabosa Soprana, in frazione Miroglio, il 31 gennaio ed il 15 marzo scorsi. Si tratta di una coppia che convive nella zona, lei, 50enne coltivatrice diretta, lui, operaio di 46 anni. Inequivocabile, in entrambi i casi, la matrice dolosa del rogo, che colpì, provocando dei seri danni, l'attività artigianale ed anche l'abitazione di un boscaiolo di 49 anni. I carabinieri di Mondovì, dopo mesi di indagini, sono arrivati ai responsabili riuscendo a mettere insieme tutti i pezzi di una storia mossa dalla gelosia. La vittima degli incendi aveva infatti avuto in passato una relazione sentimentale con la 50enne fermata dai militari, una relazione che all'attuale convivente non andava giù. Così il 46enne aveva convinto la compagna che il mandante del furto di alcuni monili in oro e del telefono cellulare avvenuti prima degli incendi fosse proprio l'ex compagno, il boscaiolo di Frabosa. Un'eventualità che non ha trovato alcun elemento di
fondatezza nel corso delle indagini. L'attività investigativa ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei due indagati, soprattutto in occasione del secondo episodio incendiario in cui, oltre ad andare completamente distrutti due mezzi d'opera, le fiamme danneggiarono anche la facciata dell'abitazione della vittima, che in quel frangente si trovava in casa con l'anziana madre e la sua badante. Solo il tempestivo intervento dei soccorsi consentì di scongiurare ben più gravi conseguenze. Messi insieme tutti gli indizi, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti della coppia. I due non potranno allontanarsi dal proprio domicilio di notte e dovranno presentarsi ogni giorno alla stazione dei carabinieri. Lutto nel mondo della ristorazione cunese. Morta Maria Luigia Aimo, da tutti conosciuta come la signora Marsupino. Aveva 84 anni, 60 dei quali trascorsi dietro alla cassa della trattoria Marsupino di Briaglia, celebre punto di riferimento dell'alta ristorazione cunese. I 110 anni di storia del ristorante hanno visto passare tre generazioni. Lei è stata l'anima della sua trattoria, fondata nel 1901 dalla famiglia. Nel 2007 fu premiata dal presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Ferruccio Dardanello, per i suoi 10 lustri di attività. Molti personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura che hanno fatto della trattoria il loro punto di riferimento. Uno su tutti, l'attore Renato Pozzetto. I funerali si svolgeranno mercoledì 1 agosto alle 15:30. Il feretro sarà portato davanti alla sua trattoria e poi il corteo alle 16 si sposterà in parrocchiale. Ed ora parliamo di viabilità e delle strade della provincia di Cuneo. 110 chilometri di queste strade provinciali passeranno sotto la competenza di ANAS. Inoltre sono in arrivo oltre 11 milioni di euro per opere di manutenzione straordinaria. 110 chilometri di strade della provincia di Cuneo passeranno ad ANAS. Lo prevede il progetto di riclassificazione della rete stradale, che riguarda 1.100 chilometri della rete regionale, un progetto a cui le province in questi giorni devono decidere definitivamente se aderire, come ha ricordato Francesco Balocco. Chi non sarà d'accordo se ne assumerà la responsabilità, ha detto l'assessore regionale ai trasporti. La Granda è d'accordo e pronta a cedere i 110 chilometri di propria competenza, che comprendono tutta la ex strada statale 20, quella che da Torino conduce alla Galleria del Tenda, che passerà dunque in gestione ad ANAS, così come la provinciale 589 dei Laghi di Avigliana, nel tratto tra il confine con la provincia di Torino e Saluzzo, la parte della tangenziale est di Saluzzo, fino alla rotatoria per Savigliano, la provinciale 422 della Valle Maira, dal Ponte Soleri fino alla est-ovest per la Bovesana e la cosiddetta strada del Ciadel tra Boves e Roccavione. Sempre dalla regione arriva un'altra bella notizia. Sono in arrivo 45 milioni di euro destinati alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza delle strade provinciali del Piemonte. Nello specifico alla provincia di Cuneo sono destinati 11 milioni e 350 mila euro. La regione torna ad investire risorse significative nella manutenzione delle strade, così commenta ancora l'assessore Balocco, che ricorda anche che alle province andranno direttamente 144 milioni in 6 anni assegnati dal governo per la manutenzione della rete viaria a livello nazionale. Risorse consistenti ottenute dalla regione grazie al precedente governo e che consentiranno di ridare dignità alla rete viaria provinciale. E sempre a proposito di infrastrutture e di strade della Granda, torniamo a parlare ancora di Asti Cuneo. Dopo i numerosi solleciti da parte del mondo politico ed economico cunese, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli ha annunciato che riceverà una delegazione di parlamentari e amministratori della Granda per fare il punto sul completamento dell'opera. La data ufficiale c'è già e si tratta del prossimo 4 settembre alle 11 nella sede del Dicastero a Roma. La notizia è stata ufficializzata anche dal sindaco di Cuneo e presidente della provincia Federico Borgna.
E del futuro dell'Asti Cuneo si è parlato anche a Savigliano durante l'ultimo consiglio comunale. Dopo le voci di declassamento dell'autostrada circolate nei giorni scorsi, il consiglio ha approvato all'unanimità un ordine del giorno con cui si auspica un rapido completamento dell'opera. Il documento savigliano verrà ora inviato al senatore Marco Perosino perché possa essere preso ad esempio da tutti i 250 comuni della Granda. Nell'ultimo consiglio comunale savigliano di lunedì sera, tenere banco è stato soprattutto il futuro dell'Asti Cuneo. Su proposta della maggioranza di centrosinistra è stato infatti approvato all'unanimità un ordine del giorno con cui ci si auspica un rapido completamento della A33, opera definita essenziale per un rapido accesso del Cuneese alla pianura padana, e con il quale il sindaco e la giunta si impegnano ad aderire ad ogni iniziativa che verrà proposta a sostegno del completamento dell'autostrada. Il documento verrà ora inviato al senatore cuneese Marco Perosino perché possa essere così imitato da tutti i 250 comuni della Granda. L'ordine del giorno è stato chiaramente proposto in seguito alle voci di declassamento dell'opera che si sono diffusi negli ultimi giorni e in seguito anche alla mobilitazione di sindaci e rappresentanti del territorio svoltasi il 27 luglio scorso a Cherasco. Il tema della 33 ha suscitato nella sala consiglio del municipio di Corso Roma un acceso dibattito e dopo lunga discussione la prima versione del testo è stata limata per poter arrivare ad un'approvazione unanime. Particolarmente contrario alla prima stesura, il consigliere pentastellato Antonello Portera. In questa mozione, ha detto, non si cita l'affermazione ufficiale del ministro Toninelli, che in merito al completamento dell'Asti Cuneo ha evidenziato di voler appoggiare la soluzione migliore in termini di rapidità, di efficienza e di sostenibilità finanziaria. Bisogna dire con chiarezza, aggiunto Portera, che questo governo la 33 la vuole completare perché la ritiene una priorità. Vilma Bressi del Partito Democratico ha ribattuto spiegando come l'ordine del giorno non volesse avere carattere polemico ma solamente esprimere la preoccupazione in merito ad eventuali passi indietro su quella che è un'opera essenziale per il territorio cuneese. Dopo aver suggerito di far sì che il provvedimento venga preso come esempio anche da altri comuni cuneesi, il leghista Marco Racche per Giorgio Rubiolo di Progetto per Savigliano hanno proposto di posticipare la votazione a settembre per aspettare così i prossimi passi del governo sull'infrastruttura. E sempre dal centrodestra, Tommaso Gioffreda della lista Savigliano 2.0 si è detto favorevole ad una limatura del testo per poter arrivare ad una sintesi condivisa. Dopo pochi minuti, durante un breve intervallo, la quadra è stata trovata e si è così arrivati all'approvazione unanime. Ora, come spiegato dal sindaco Giulio Ambrogio, l'ordine del giorno savigliano arriverà sulla scrivania di Perosino. Ancora la viabilità, tutor attivi ma non per ora sulla A6 Torino-Savona. Un comunicato di Autostrade per l'Italia precisa che la società ha attivato un nuovo sistema di rilevazione della velocità media, appunto come il tutor, per garantire alla polizia stradale una maggiore efficienza dei controlli lungo gli itinerari di esodo. L'attivazione riguarderà inizialmente 22 tratte ritenute significative a livello nazionale dalla polizia stradale, alle quali si aggiungeranno altre in corso di valutazione. Non è interessata per ora la Asti Cuneo. Sull'autostrada dei Fiori il sistema è già attivo in Liguria, sulla tratta Celle-Ligure-Albisola e viceversa. Nella scorsa primavera, ricorderete, una sentenza della Corte di Appello di Roma ha obbligato alla disattivazione dei tutor installati da Autostrade per l'Italia per violazione del brevetto. La rete dei vecchi apparecchi copriva oltre 2.500 chilometri. L'operatività dei tutor è una competenza esclusiva della Polizia Stradale. Restiamo ancora in argomento strade, infrastrutture. C'è attesa a Fossano per l'apertura dei cantieri sulla tangenziale, ancora a traffico alternato in seguito al crollo avvenuto nell'aprile del 2017. Non è stata fissata ancora la data di avvio dei cantieri, ma dal comune rassicurano che il cronoprogramma procede come annunciato nel corso dell'ultimo consiglio comunale aperto. Dopo agosto partiranno i cantieri annunciati sulla tangenziale di Fossano. Ad assicurarlo al sindaco Davide Sordella è stata l'ANAS, ma non è ancora stata fissata una data per la posa della prima pietra. Si tratta di lavori attesi a Fossano, che da dicembre del 2017, 8 mesi dopo il crollo di un tronco della tangenziale, gestisce parte del proprio traffico extraurbano su una sola carreggiata a doppio senso di marcia. Transito consentito solo alle auto che possono immettersi in
in tangenziale da via Marene in direzione Bra, mentre l'uscita è chiusa, da via Villa Falletto anche verso Cuneo e da San Sebastiano, ma non ai mezzi pesanti che continuano a transitare in centro città causando non pochi disagi alla viabilità urbana. Da qui l'attenzione alta da parte del Comune nei confronti di quello che è il cronoprogramma, ma anche senza data, è certo che verrà portato avanti a settembre come annunciato nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale aperto. Di certo c'è anche la copertura finanziaria. Verranno investiti 8 milioni e mezzo di euro, 1 milione e 100 per la ricostruzione dello svincolo che verrà realizzato in acciaio, 1 milione e 100 per le sigillature con resine, 6 milioni e 300 mila euro per la manutenzione straordinaria di tutta la struttura e delle carreggiate. Tutti e tre i cantieri dovrebbero partire entro 4 mesi dal primo annuncio, quindi a settembre, per concludersi al massimo entro la primavera del 2019. Si sono conclusi i lavori sull'impiantistica e dunque riapre anche la sala ragazzi della Biblioteca Civica di Bra Giovanni Arpino, dopo che la scorsa settimana era stata già aperta la sala adulti. Per il mese di agosto la sala ragazzi è aperta al prestito e alla consultazione lunedì dalle 14 alle 18 e dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12. A partire dal 1 settembre riprenderà il regolare orario. La sala adulti invece è aperta il lunedì dalle 14 alle 18.30, il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.30, il venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. Ed ora ci spostiamo a Boves per parlare del caso dell'avvicendamento di deleghe recentemente disposto dal sindaco Paoletti. Ad essere stato sollevato dall'incarico è stato Maccagno. Il perché lo abbiamo chiesto proprio al sindaco. È stato deciso di togliere delle deleghe a un assessore, l'assessore Maccagno. Il perché lo chiediamo al sindaco. Ma abbiamo avuto alcune criticità nella gestione di alcuni interventi, soprattutto sui lavori pubblici. Ne avevamo parlato già da tempo con il diretto interessato per trovare delle soluzioni anche meno forti da un punto di vista formali. Non c'è stata altra possibilità e quindi abbiamo dovuto procedere in quei termini. Io non avevo fatto dichiarazioni più di tanto, lo stesso interessato ha parlato dei casi oggetto di discussione in giunta, li ha riferiti lui stesso nell'ultimo consiglio comunale. Credo che siano fatti che hanno messo da un lato in imbarazzo l'amministrazione anche per possibili conflitti di interesse della stessa amministrazione o componenti dell'amministrazione, dall'altro anche delle responsabilità di carattere penale del sottoscritto, perché l'esecuzione di alcuni interventi in modo un po' garibaldino possono causare anche degli incidenti o dell'infortunistica di cui poi io devo rispondere come primo cittadino. Su questo mi è parso che ci fosse una certa approssimazione nella gestione e quindi tutti insieme ne abbiamo parlato con molta serenità all'interno della giunta. È stata una scelta condivisa da tutto il gruppo di maggioranza. Lui comunque resterà consigliere? Assolutamente sì, lui era già stato e all'interno del nostro gruppo, che pur avendo una valenza civica è sicuramente orientato più verso il centrodestra, lui rappresentava una componente di sinistra, devo ricordargli perché lui ricorda sempre i 144 voti che ha preso, io gli ricordo anche gli 82 voti che ha preso quando si è candidato con una lista di sinistra, quindi forse il suo elettorato è più di destra che non di sinistra, ecco, per essere sinceri. Tutti hanno contribuito alla nostra vittoria, al nostro impegno, lui ha fatto un buon lavoro su tante cose, quindi io non voglio assolutamente buttare tutto per aria, perché dobbiamo riconoscergli anche un certo impegno e un lavoro in certe cose. Mi dispiace per le dichiarazioni che ha fatto e ha reso anche nei miei confronti, credo di essere uno dei sindaci più democratici che esiste. Io faccio la giunta in cui tutti i consiglieri possono partecipare e hanno pari peso, questo forse a lui dava anche fastidio un pochettino che tutti avessero lo stesso peso, però io dall'altro lato lo ringrazio per l'impegno che ha fatto, lo ringrazio anche perché ha accettato determinate scelte, sia sulla gestione del personale che io ho fatto in modo molto duro e molto rigido, anche ad esempio su altre scelte che lui non aveva condiviso ma sopportato, per esempio su quello che era il taglio delle indennità, dove lui non era d'accordo che il sindaco e gli assessori si tagliassero le indennità, le ha accettate all'interno del gruppo e quindi io di questo lo ringrazio comunque. E dopo aver sentito il sindaco ascoltiamo la replica dello stesso assessore Maccagno, una replica già fatta in sede di consiglio comunale, ma che ha fatto anche ai nostri microfoni. Allora ascoltiamolo. Perché Maccagno le hanno tolto le deleghe?
Io l'altra sera in consiglio ho anche esposto, il sindaco non ha replicato alle mie considerazioni, che sui grandi lavori, i cosiddetti grandi lavori, il sindaco poco tempo fa e ripetutamente con orgoglio ha anche detto che non solo abbiamo fatto tutto il programma ma siamo andati ben oltre, e quindi mi pare che queste criticità non ci siano a meno di due grandi lavori in cui di certo non si può addebitare a me alcun ritardo. Uno è sul trasferimento della biblioteca, in cui era in piedi, si è appena concluso, un contenzioso legale per cui non potevamo trasferire i libri dove era in corso un contenzioso per infiltrazioni d'acqua. L'altro è sul ponte, la passerella sul Colla, ciclopedonale, dove marchiamo dei ritardi, sostanzialmente rispetto alle previsioni 6 mesi, che sono certamente addebitabili alle 3 fasi di progettazione che sono andate un po' alle lunghe e le necessarie autorizzazioni, non solo comunali, specialmente regionali. Io sono un moderato di sinistra, arrivo dalla sinistra moderata, ho una storia sindacale molto lunga. Ho le mie idee politiche, le mantengo all'interno della lista con pari dignità, pretendevo che fosse, ma questa lista civica oggi non è più. Nel frattempo il sindaco ha assunto, come ben si sa, un importante incarico in seno a un partito del centrodestra, assolutamente legittimo, ma a me pare questo, ecco, insomma, che probabilmente c'è la necessità di marcare una distanza. Il sindaco nel suo decreto cita anche che c'era una diversa visione politico-amministrativa, e questa è clamorosamente non veritiera, perché tutte, voglio sottolineare tutte, le delibere di giunta sono state prese all'unanimità. Orbene, se ci fosse stato una diversa orientamento amministrativo e politico, ci sarebbe stato qualche caso in cui io prendevo le distanze e veniva marcata nei quattro assessori una mia diversità? Non esiste. E allora la chiave di lettura non può essere questa, e credo che l'abbiano anche ben capito i cittadini, il Consiglio Comunale. Io ho esposto con intervento che ho letto, un intervento scritto che ho volutamente letto. Sarei stato molto lieto se il sindaco, voglio dire, rispetto alle cose che ho detto, mi avesse contestato un qualche cosa nel merito, nei fatti, non nelle frasi general generiche. Io sono amareggiato da ciò che è successo. Il sindaco alla stampa, al giornale, la stampa, anche detto, anche qua un'altra contraddizione, ha detto: io non ho sfiduciato Maccagno, anzi lo ringrazio per il tanto lavoro svolto, ma lui, io non ho fatto un passo indietro. No, io non faccio un passo indietro, al limite ne facevo 2 avanti, perché quando uno ha la coscienza a posto e ha fatto tutto il possibile, a me il giudizio che veramente mi dà conforto il giudizio dei cittadini, la tanta solidarietà che ho ricevuto. E quindi, insomma, la decisione è sua, lui ne ha l'autorità per dare o togliere le deleghe. Prima dei saluti, ancora una notizia di sport, parliamo di volley femminile. Arriva l'annuncio dell'ultimo tassello che ancora mancava al completamento della squadra femminile di Cuneo Granda Volley, che affronterà per la prima volta nella sua storia il campionato di Serie A1. Si tratta di una cunese, Alessandra Baiocco, l'unica confermata della passata stagione. Cresciuta nel settore giovanile di Cuneo, la Baiocco ha vissuto tutta la scalata verso la vetta da parte della società cunese, partita dalla Serie C per arrivare nella massima serie in 5 stagioni. Nasce schiacciatrice Alessandra Baiocco, ma nei momenti di emergenza nella scorsa stagione ha anche giocato da libero, proprio il ruolo che ricoprirà nella prossima stagione. Sono molto felice di continuare il cammino con Cuneo, ha detto Alessandra. Gioco qui da quando ho 6 anni, per me è un sogno che si realizza, la A1 sarà un'esperienza unica, sto lavorando molto per arrivare pronta, anche perché non sarà facile per me cambiare ruolo. Questa era l'ultima notizia di questa edizione, grazie per averci seguito e buona continuazione con la programmazione di Telegranda.